ingrassata. Ma perché hai detto quella pancia Ma comoda? no, era perché eri piegata tanto. Allora, è facile. Partiamo dal presupposto che
io so che ci disco è pesantemente sì. È un testo di niente. Sono stato il migliore della mia classe, ma è l'unico. Il fatto che sono l'unico, sono il migliore. Sono fatto meglio di tutti gli altri, che gli altri non ci sono. Questo mi sembra un metodo carino per incoraggiare lo studente. Vuoi essere uno che porci? Va bene, dai, la promuovo. No, davvero, così mi promuove? Sì, ci vediamo a settembre. Vada, non ci incischi, Peluzzi. A settembre? Settembre adesso. Ci potrei fare qualche richiamo? Bene, grazie. Mi sono solo un po' confuso. Grazie, professoressa, e ci vediamo domani. La scuola, bella vita di merda, grazie, riprendo la X, però non la perdo, ciao, me ne vado, succede? No, dammi un consiglio. Anche cavi, Alice, tu il sito è bello, però questa qua manca qualcosa per far capire quello che fa il sito. In questo spazio ci vorrebbe qualcosa. Ma se scrivi il nome del sito, no? C'è qua. Che cosa fa? Ti provo, ti provo, ti dice, noi consigliamo dove comprare, tu risparmi fino al 70%. Ah, Wende, cosa vuoi? Ma quando è Wende? Wendy! No, mi chiamo Wendy! You guys speak? Voi ragazzi parlate inglese. Ma io non sono Wendy, io sono Titi. Hola Marco e Martina e Trudy. E Killa! E Trudy! No, hi, certo. Welcome! Will Allen, yes, you speak English. Bogino la mamma. My English very bad. Well. Quindi, Vita, dai, fatti scherzare che io devo. Cosa vuoi? Sta minchia. Lingottini li vuoi? No. Cosa vuoi? I spaghetti. Spaghetti. No, quelli là che pensano a me però. Di riso. Con pollo, oh, giusto? Sì. O con le verdure. Oh no, quali sono le verdure? No, non c'è pollo e verdure, sì. Vabbè. No, no problem, Will. Poi come vuoi? No, non lo vedi, cazzo! Ma che gridi? Scegli tu per ora. No, io ho basato a te scegli tu. Che vuol dire? Ma tu! Hi, Stephen Coroldo. Welcome.
Ehi! Ai! Quindi... Perché è scritto allergia? Dove in Italia sono i ragazzi? Palermo! Palermo City! Allora, andiamo qua. Qua cosa vuoi? Gli spaghetti? Non lo so. Un secondo. Poi la rana, il buco. Ma che schifo, Marco! Ehi, Toffo Clock! Vabbè, no, però tu parli. Dimmi, dai! Io non vedo! Mi dà luce a te, Paul, e poi c'è Maya, la stessa ingrediente, e c'è pure l'anatra e il vitello. Tu vuoi stare sul vitello, sull'anatra? No, l'anatra non le mangio. Ma vuoi stare sul vitello, maiale o pollo? Boh. Si già sta mangiando gli spaghetti al pollo. Io il pollo. Andiamo su, allora, sul pollo c'hai. Pollo e funghi bambù, alle mandorle, ai peperoni, salsa piccante, thailandese, alle verdure, al curry, fritto, gamberi e funghi, alla piastra, agrodolce, salsa al limone, salsa satay, allo zenzero e basta. Non lo so, vedi tu, amo, per ora, non lo so. Amore, forse tu non hai capito. Fammi scegliere prima te. Voi ragazzi? Allergia. Non so com'è quello fritto. Fritto sarà impanato. No. Yes. Fa vedere qua cosa c'è. Amore, mettiti qua, scegli per te. Perché non vado un cazzo? Scegli te e quale fritto me lo dici. Verdazza! Che hai detto? Verdazza! Pane di coniglio, già! Stevo stonco, non ricordo! Vuoi l'arena? Hai... Com'è? Where are you from? Com'è? Where are you from? Come? Vabbè, ma capito. Non ne si. Allora, voi i volti in primavera non li prendo. Yes, sì. From England. Wow. Londra. London. No, vabbè, proviamo il pollo fritto. Non lo so. No, fai l'esperimento, intanto mangiare c'è a casa sera, quindi. Pollo fritto. Ok, cosa vuoi tu? Hai scelto tu? Sì. No, non mi devo mettere lì tranquillo. Ma dai, sei tu un io from England, sei. Liverpool! Non mi alzo io, eh! No, sono comoda su sta sedia. Mi arriva l'aria. Grazie a sta minchia. Allora, vuoi riavere il vapore? Vuoi riavere il vapore? Io non so se prendermi quelli, non so se mi piacciono.
Ma chi ce ne sa arrivare al vapore? Yes, Will! Eh? Un piccolo sta arrivare al vapore, adesso. Sbaglio due. Uno me lo fa assaggiare. E perché non te lo do mai? Poi? Cosa vuoi, sushi? Ah, vuoi spaghetti quelli là, tu? Hai già preso gli spaghetti, non sbaglio, guarda qua. Spaghetti e riso con pollo, spaghetti soia con verdure. Poi metti il vino vero, pollo fritto e ravioli. Al vapore, poi cosa vuoi? Io... Sushi? No, no, mo stai su. Non lo vuoi sushi? Ti ho detto che... Vai su. Nei cosi, nei antipasti, vita. Cosa sono gli antipasti? Winchester. La fame, mangia sicuramente. Allora, ho misto Max. Cos'è sta cosa? One moment, they order food. International. No, è giusto che se no cosa fai? Cosa c'è sul naso? Con un cadavere c'è sul naso. Dai, che schifo. Ma se prendi il sushi lo mangio. Un attimo, vita. Praticamente un euro a pezzo. Vabbè, se volevi prendere 54 euro prende solo una barca e basta. Se io prendo la barca e spaghetti e quello ci secondo me. La barca due persone voglio che ci mangiano. E poi la barca la mangerei da posto, non la faccio portare a casa. Io voglio quelli là. Quelli miei, come si chiamano? Voglio sono. Quelle alghe. Al salmone? Però mi levo i cosi. Cosa? Gli involtini non voglio. Io sono stato a Sorrento un sacco di volte e io adoro lì. Lo adoro. È italiano. Aspetta, use Google Translator. Replay, che fa quella lì? Ti tocca il tuo computer. Siamo... Quella lì, chi? Oh, quella lì. Sì, sushi. Stiamo sushi. Ordinando. Sushi è giapponese, cioè cinese e giapponese. Nigiri al salmone sono due pezzi. Mi faccio letto, per favore. Oh, cioè io non mi posso ordinare da mangiare. È veloce che ho fame. Ascolta. Veloce. Devo usare? No. Mettila là adesso. Fusion, non devi dire confusione. Allergia! Pa 30 saccocce. Ah, ma minchia, quanto è? Quanto è nel portafoglio? 50 euro. E il resto è 50.
No, quando fanno una cucina mista. Ah, sushi! Abbiamo preso sushi, spaghetti di riso e di soia con pollo e verdure. Appena possibile, Marco, ho fame. No, appena Sì, possibile. ammetti che ti fa alle 10 di sera. No, veramente un'ora e mezza, devo aspettare, ho fame. Amore, se metti appena possibile, ti ricordo che ti consegnano chissà quando, Vabbè, metti le 9:20, io ho fame, sono le 8:05. Va bene, eh. dai, metti. No, io Va ti... bene che sono le 8:05, che sto indietro. Il numero di telefono qual era? Già l'hai recuperato. È il tuo posto cellulare. No, ma si è fisso. Ordina. Ordinato sushi. Mi puoi dare i cosi alla pizza? Che cos'è che vuoi dalla pizza? I bei cosi. I cosi che cosa? Grissini. Ah, allora i grissini, dove mica li hai messi i grissini? Sotto i tuoi olivi. Papà, qualcosa devo mangiare. Mangiati i grissini. Sono veloci, No, da si è arrivato. Paolo, da te c'è Just Eat. Ordino tramite Just Eat e ti portano la roba a casa, ti portano. Non so che sui cereali dove sono buoni coacqua là dietro. Posso uscire da qua, vero? Ah. Siamo a Palermo. Lascia così, non tocca niente mio compagno. Aspetta, sto levando le... No, funziona? Perché devi cambiare là. Dici, parla con me. Dove? Là sull'audio. Qua? Primo devi sempre metterlo all'alto. Questo? Audio. Sì. E tua sorella. Pronto? Pronto? Sì, mamma.
Pronto? Cinziani? Un pezzo di grissino. Suoni? Pronto. Vai clicca sopra qui, poi fai riproduzione, un secondo solo Roberto. Clicca questo, tasto destro, tasto destro e fai imposta come predefinito. Dimmi Roberto. Abbiamo fatto una cosa col computer e adesso non cominciamo troppo a mangiare. Dicembre. Sì, perché sono andato a prendere, siamo andati a prendere il colore lì a quindi eravamo lì. Sì, me l'ha detto, ma... Vabbè, anzi, meno male che ogni tanto spuntano, quindi... certo.
È così. Camoms. Vabbè, dai, io intanto penso alla locandina come super, mi guardo quella dell'anno scorso, quella di da lì ci studio sopra. Ah no, voglio vedere quella proprio del, come si chiama, del concorso. Guardiamo quella lì e poi da lì mi invento qualcosa. Mi guardo quella dell'anno scorso e comunque poi da lì quella di luglio e da lì mi faccio qualche idea. Tranquillo. Comunque, va bene, un bacione. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Two balls extra large. Comunque, Mr. Ripley, Paolo, cos'è che avevi scritto sopra? Non l'ho visto. Basta, me ne mando tutte. Quello poi non mangi il sushi, eh? Quello poi non mangi. Cioè. Oh, ma strano che Vinci non si è ancora collegato, Vinci, oh. Ieri ci ha asciugato, ricollegatevi, ricollegate, ricollegate. Ora glielo scrivo io a lui. Fa, noi ci colleghiamo, tu non arrivi. Minchia. Vediamo, messaggi. Comunque. Vinci. È offline, capito? È offline. Keep calm e parla con me, eh. A proposito, vedere se mi hanno levato il ban, devo vedere. Lei si sta guardando la promo. Vediamo se mi hanno levato il ban. Vediamo se mi hanno levato il ban. Paolo, ti fai, te ne vai? Vediamo. Allora. Ancora. Lei ride da sola, si guarda i video e ride da sola. Ah, ed era il telefono con sua sorella. Mamma mia, quanto è pesante. Allora. Vediamo se mi hanno levato il ban. Ci credo poco, eh. Ieri ancora no. Accedi a PSN.
Oh, dicono che stanno mettendo dei bei giochi a sul PlayStation Store, quelli gratuiti. E anche le ballerine, figurati. Anzi, sua sorella è ballerina coreografa. Ed è pure single. Ma di chi stai parlando? Ah. Sto facendo... per tua sorella. Ma che cosa? Ancora ciao. Bannato. Cosa ciao? Ma niente, parlava con cosa? È bella come lei chi? Tua sorella. E che c'entro io? È bella come lei. Siccome mi ha detto che era al telefono con tua sorella, lui mi sta chiedendo, è bella come lei. Ma non c'è il tuo minimo per niente. Comunque è single, 30... di quanti anni ha tua sorella? 30? Di che anno è? 31-32. Comunque ha 31-32 anni sua sorella. Single. Abbastanza pesante. Ha del carattere. Però se Pichetto sai che cos'è? Che parla troppo. Bla 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 bla. Eba, Eba, andale, andale! Un po' d'acqua, amore! Amore, mi stai stressando, eh! Se mi ami lo fai! Grazie! Vado a aspettare il canarino, arrivo subito, Paolo! Sappi che alle 8:30 te lo levo via, eh? Alle 8:30 devo mangiare, quindi vai a mangiare. Forza, vai a mangiare, dai. Come no? Vai a mangiare, forza. Ti ha detto no. Io ho fatto così, quando ha detto così. Ha fatto così. La mi trai via. Guarda qua tutta la striscia bagnata, hai visto? Oh, hai visto tutta la striscia bagnata? Sì, ciao. Louis Vuitton. Vai a mangiare, Trudy. Aiola. Vai a mangiare. Vai a mangiare. Vai a fare pappa. Dai, la pappa, vai a mangiare la pappa, su. Vai a fare la pappa, su. La pappa, vai a mangiare la pappa, su. Dai, vai a mangiare. Amore alla mamma. Vai a mangiare, su. Marco, Marco, vado io su le denti a trui. Ciao Samantha, l'amica tua c'è. Samantha. Ciao. Che racconti, Samantha? Che si dice dalle tue parti sulle colline dove sono le vacche? A tre palle! A tre palline! Che si racconta dalle tue parti?
È morto il cane di un vecchio. Mi fa piacere, povero vecchio. Non si fuma, ha voglia che si fuma. Comunque, hai trovato la compagna ideale. A parte che noi ancora aspettiamo una tua fotografia vera, vera, non finta, non nascosta o modificata. 40 kg. Perfetta. Trudy, sei fotogenico! A casa sua! E ma che foto si fa mia nipote? I selfie. Se ne messa come... fatto vedere. Sì, ma se ne messa come foto sfondo di WhatsApp, hai capito? Dobbiamo creare, sai che cosa? Una mail proprio per... una mail, solo per... Spam. Dobbiamo creare una mail. Solo per cose, che sia... ci chiedono una mail. Davide, che? Pacca. Che? Che fa a casa. È a casa sua. Studia. Studia un come si dice, un copione per una recitazione. Domani deve recitare. Ti ha levato il volume, perché? Perché? Non si sente più niente. Perché c'era la canzone e ho levato le canzoni. Povero. Non so come si chiama, come si chiama l'opera che deve fare Dalia? No, non te lo so dire. Devo metterci le musiche. Può essere che... Ora si sente. C'è la musica. Lei è attrice. Lei è attrice e lei è ballerina. Si sono accucchiate insieme.
la mamma quando deve scrivere su WhatsApp ci impiega mezz'ora per scrivere un... sta scrivendo, si ferma e c'è scritto, sta scrivendo, si ferma e poi sta scrivendo. Quando arriva il sushi? Ti è arrivata la mail di conferma? La mail di conferma, qua. Sì. A che la dice? Scritto Dalila ora. 20:50. Fra 20 minuti. Fra 20 minuti arriva il sushi. Falla venire qua, Dalila. Non viene? Falla venire qua, ho detto. Ho detto falla venire. È scritto a mo, è scritto vita. Mister Ripley studia l'italiano. Ti posso assicurare che Paolo la sa l'italiano. Paolo, non ti preoccupare che ti difendo io. No, dai, sei arrivato di nuovo. Dalila. Dalila. Sì. Non serve, è un troll, in effetti. Chi è Paolo Bologna? Paola Bologna? Chi è? Chi è? Ma la conosco. Dalila, mi fa. Amo. Ah, Marco. Dalila, mi scrive. Rotta 17, amo, e io vita, mi fa niente, ma mi manchi. Shay Gamer Girl. Che hai diabetici stasera, cucciola? Online. Ci vediamo. Ma che c'entri tu? Batman addicted. Yes, 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 gamer, yes. Platinum addicted, sish. A chi? Ma io non sto capendo. Tu gli hai risposto per ragazzo che non è la ragazza gamer che dici che sono io, che si gioca per platinare. E poi?
Non vi sto più seguendo. Ma stai parlando con Samantha, Paolo? Non me puedo contener. No me puedo contener. Sì, appunto, questo è parlare. È che sto parlando con quel cliente. Però se voi proponete anche qualche argomento, noi possiamo farci su la serata. Gli argomenti, l'effetto serra, minchia, ma un po' l'effetto serra ci mangia il cervello pure a noi, fidati. Valgo tra il buco d'ozono che prima si allarga, poi si stringe, poi si allarga, poi si stringe, è come il buco del culo, uguale. Ma che ti esci? Quando non devi cagare è così e quando devi cagare è così, quando tu un filo è così. Ma che c'è? La serra ci sono i piandini, sì, di marijuana, Paolo. Perché tu Paolo c'è. Che buio. Perché tu c'hai il pollice verde, Paolo. Sai piantare le piantine. Sì, ci smettila! Oh! La finestra aperta! No! Allora, il nostro canale non si parla di sex, drugs, porn. Quindi Samantha, no drugs! Basta, la butto. Perché non mi credi? No, perché se arrivi sotto poco no. Perché non vieni qua? Perché non vieni qua, bottanona? Se ha chiuso tutte cose, Marco. Chi è chiuso? Io. Perché è chiuso che ci avevo aperto il... Amore, tu non mi devi rompere col mio computer. Avevo aperto il pannello. No, non l'ho fatto. No, chiuso, forse c'è una cartella. Vabbè. Qua il pannello? No, amore, è il pannello del sito. Non tocca nient'altro, mi lasci stare. Amore, non l'ho fatto apposta. Combina danni sempre col mio computer, oh. Che una volta che ci sto, però. A Natale ti regalo il computer tutto tuo. Queste cazzo di chiappe, vieni qua, porta una bottiglia di vino. Ma fai compiti, io lo ciclo. Questo è tutto il tempo, aspetta che ho da donare. Mi vedo a cambiare il pannolino. Perché tutti vogliono sapere che tu hai le tue cose. Ho il ciclo. Ogni 28 giorni mi arriva il ciclo. C'è il ciclo, quindi se il ciclo non si tromba. Come essere come ogni donna. Se non ti viene c'è un problema.
Sei ti saluta mia mamma. Ciao. Non so che non te ne frega niente, però. Ho detto ciao, ho detto. Io non sono come te. Rispondi. Io per i tuoi faccio tantissimo, lo sai. I miei invece non fanno niente per te, vero? Che significa? Tu dici che non sono come te, tu lo sai. Ma prova, fammi sentire qualcosa che spassa tuo papà. Bel panciottolino! Cosa pensate dello sfruttamento dei bimbi dentro i campi di bambù cinesi? Che devono lavorare! Minchia, ma dicono vero, che però visto cosa. Devono lavorare! No! Sì! Cosa no? Bottanora, alza ste cazze di chiappe e vieni qua. Porta una bottiglia di vino. Ma figurati, io ciclo. Ah, lei. No! Io ciclo. Ripariamo. Ci vediamo. Oh! Oh, ma vuoi venire qua sì o no? Da che me il pannolino. Devo saldare sto telefono per suo papà. Sai, nel mio tempo libero mi dedico alla lobbistica. Al fai da te. Guarda che nessuno li obbliga a lavorare. I cinesi sono così. Sono già loro stessi sfruttatori di se stessi. Che lavorano 20 ore, 30 ore al giorno. Guarda quando vengono qua in Italia. Lavorano 20 ore al giorno. Dormono in stanzoni come 20-30 cristiani. Se non dormono pure nel posto dove lavorano. Appunto. Quindi. Quindi. No, è solo un filo staccato qua. Ora glielo saldo e finisce tutto. Solo che devo trovare il saldatore. Devo trovare il saldatore. Devo trovare lo stagno. E non mi ricordo dove li ho messi. Fra poco gli devi mangiare a Trudy, eh? Alle 9 glielo levo. Così impara. E non gli diamo niente da mangiare dal tavolo, eh? Una verdura. No, nemmeno, non si aumenta.
come tornare a casa, posso dormire di nuovo fuori. Vabbè, scusa, poi domani mattina alle 9 Marco deve andare là. E poi dopo dopo alle 3 di andare da Gianfranco, che è dietro casa mia. Quindi ti conviene dormire qua. E poi domani mattina siamo sole! Ah, Marco, stai attento. Dal bagno. Allora, lo stagno l'ho trovato, la pasta l'ho trovata per far sciogliere lo stagno, e ho trovato anche il saldatore, ma non so se funziona questo, quindi ora facciamo la prova. Amore, puoi accendere l'aria? Prima devo saldare, poi l'accendo. Facciamo la prova, vediamo se riscalda. Samantha, wow, sexy foto. Mi immagino che foto ha messo Samantha. Cosa, ho ragione. Chissà quale foto ha scaricato da internet. Non funziona, mi sa che non funziona. Questo non funziona. Eppure... si sente il calore da dentro, ma... funziona. Allora, non so se non funziona perché è rotto. Gianfranco abita praticamente alla di detto via Lincoln. Lo dire. Ma viene o non viene? Ma io ho detto domenica siamo solo, ha detto che viene. Ah, invece di preoccuparti domani. Tu domani dovresti preoccuparti, non devi tornare. Ora lo apriamo, vediamo. Addirittura, Marco! È la mia foto modificata con Photoshop. Ah, lo vedi, lo sapevo io. Cosa ha detto? È una sua foto modificata con Photoshop. Sapevo io. Ti sei fatta 40 kg, ti sei fatta praticamente. Dici che si vede la sua foto. Se vai su Google, Vita, sulla chat, vedi la foto di Samantha. Non vuole venire. No, perché sennò dice dorme troppe volte fuori. Dov'è i miei bottini? Qua in cosi. Mi attacca le stronghe. Credo che non salda. Ci credo che non salda. Guarda qua.
qua bisogna fare. No, si è rotto, l'ho già rotto da solo. Sto cercando di aggiustarlo. Vediamo se così lo facciamo funzionare. Ciao Francesco, ti saluta Francesco, ti saluta. Ma c'è tutta una stella buia là sotto. Lui devi levarti l'acqua, vai là, subito. Vediamo se il fai da te funziona. Buon appetito Samantha. Fai la brava, mi raccomando. Vabbè, puoi mangiare e puoi tornare anche, eh. Una bici. Già uri l'uomo. Guarda che l'alfabeto lo conosciamo, Samantha. Che dice? Ah, bici. Ma già uri l'uomo. Ma perché mi hai chiuso la porta? Mi hai chiuso la porta, Marco. Ho capito, ma adesso io non ti posso aiutare. Ah, grazie, sto fuori, ok? Ok. Me ne scappo. Bavini. È qua. Arrivo. Vai là. Vai là. Vai dentro. Oh. È arrivato il sushi. Allora, o salta Twitch o funziona. Vediamo. Secondo te funziona? Beh. È stata fregando Marco. E chi la you speak English? Vediamo. Che non mi ricordo dell'altro saldatore. Allora, intanto vediamo se si riscalda sto coso.
Amore, se chiudo le togli tutte le cose dal tavolo. È quello che sto facendo, signorina. Così, però io dico. Lo chiamiamo e lo diciamo se sono ribaltate. Faccio cose e gli chiedo il rimborso. €30 però dico. Adesso prendo 5 euro. Amore, io uno. Questo lo prendo in conservato. No, vabbè, ma è rotto, non si riscalda. E poi qua c'è scritto se l'ordine è pagato o no, quindi non ti chiedono. Ordine non pagato, c'è scritto. No, non funziona. Devo trovare l'altro saldatore. E l'altro saldatore... Questo lo butto via, così almeno... Non lo trovo. No, non lo so se viene. Samantha si è innamorata di Dai. Chi? Samantha. Beh, lei è lesbica, Samantha. Che l'ha detto? L'ho trovato! Sì! Ho trovato quello che funziona! Non lo dico ora! No! Però questo è... Avevo chiuso quello, vabbè.
questo? Non volevi il... Io le mie bacchette. Ah, allora le butto queste. No, no, no. Ormai le queste. Più puro questo, capito? Mm, io non ho tocco anche tu, non ce l'hai. Io mi piccolo e concentrato. Mm. Amore, tipo... Mm. Andiamo a mangiare, vieni. Andiamo a mangiare che è meglio. Music in the round. A voi è meglio, fidati. Ma mancano i sushi, mancano. Ma boh, qua, dov'è il mio sushi? Ma sei ordinato? No, io non so, ce ne devono essere 10. Ah. Buon appetito! Vedi, Marco, allora, qua c'è. Quello fritto. Ah, ecco che ti ho detto che era fritto. Poi. I tuoi ravioli. Ravioli? Al vapore. Sushi, ravioli al vapore. Qua. Eccoli qui! Tutti là, così lo butto. Sì. No, lasciali qua, poi dopo li metto. Questi sono i tuoi. No, è il contrario, questi sono i tuoi, che schifo! Spaghetti di soia con verdure. Sì. Con cosa si mangiano? Con la forchetta. Con le bacchette! Perché non mi si apre, fai? Amore, con la forchetta, spaccale così. Sento, me lo fai tu. Amore, così. Minchia, quante ne ho messi su giro? Paolo, questo che dice, Paolo? Che io nel mangiare non capisco in questo momento, capisco solo il mangiare. Quante hanno ci sono messo stavolta? Guarda qua. Cioè spaghetti. No, è coso. Sì, il sushi è col pesce, il sushi. Ma il sushi lo mangio dopo, prima mi mangio gli spaghetti. Qua. Sta arrivando Dalila, Samantha! Come è qua? Si sta trollando. Dalila, Samantha, sta arrivando Dalila, per il tuo piacere. A te ti devo dare direttive. Per domani. Se non mi vedi tornare. Perché non sai come va a finire. Forse no. No, no. Mi ha detto anche Gino. Te l'ha detto pure Gino. Perché? Perché? Perché questo qua è uno di parte. È capace che magari mi potrà tenere per... Ma tu non lo potrebbe fare. No, sono in teoria, però. Scusa, non mi avvisano a me? No, perché in quel momento non possono avvisare nessuno. E io come faccio a saperlo? Appunto, se non mi ritornai per 12 ore, ti sospettisci la cosa. Ma che devo fare? Qua c'è la scatola dei miei occhiali. Già hai fatto tutto? Sì, c'è il numero di Gino. Scusa, Gino non è che l'ha contata. Lui non entra in quel momento, perché lui a parte che è civile, non è penale. Scusa, tu alle 9, giusto? Sì. Se io non ti vedo arrivare neanche ora di pranzo. No, no, può essere che loro di pranzo sono ancora. No, le 10, le 11, le 12, la 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, le 8, per le 9 di sera. Ah, alle 9 di sera devo chiamare. Se non vedi tornare, sì. Devo chiamare a giro. Che devo dire?
Ma tu gli devi dire, fammi sto favore, gli devi dire, il canale è un canale italiano, quindi se lui vuol parlare con noi deve parlare italiano, eh? Nulla. Dici, guarda che Marco non è più tornato da quando è andato là. Poi puoi vedere tu. E lui si sa andare. Ma a casa posso chiamare? Blood's dog, io spicco Italia. Bravo Paolo, diglielo. Tutto il giro sta fuori dentro e poi lui se ne va. Solo un attimo, devi sentirti con l'avvocato. Allora, lui mi ha detto perché così. Perché così loro sono obbligati, uno, a rimandare la cosa e noi prendere più tempo per organizzarci, perché loro li aprono in tribunale. Due, di farci cambiare ispettore. Perché lui è di parte. Sì, certo. Quindi io quando faccio quella dichiarazione non ho bisogno in questo momento di avvocato. E se voi avete obbligo. Ma lui sta proprio fuori il commissariato, sì. C'è sua mamma che c'è nel negozio di vicino. Se voi avete obbligo di un avvocato, tra virgolette, voi potete assegnare uno d'ufficio, quindi siete obbligati a rimandare l'interrogatorio. E terza cosa, vi dico, io con lei. Ma sicuro lui ha questo un altro stomaco sessuale. Sì, guarda là. Lui con l'avvocato è diventato come Piola. Piola. Non ho detto aspetta, se tu non gli rispetti. Ma infatti dico, lei non è venuta a casa mia. Ha tentato un'estorsione. Come si permette? Intanto quello che si è scritto a verbale. È venuta a casa mia, mi ha spaventato. Non si è qualificato, tirando fuori un tesserino. Chiedendomi 5.000 euro. Abbiamo una registrazione di sto coso. Non la puoi dire. No, dico, abbiamo una registrazione. Fatemela vedere. Dico. Non lo puoi dire. Non può farglielo vedere a lui. Così la cancella, fatemela avere. Abbiamo una registrazione. Lo devo far pagare. Ma solo. Ma a qualcun altro? A chi la puoi vedere se non è la prova? Ti sto dicendo. Comunque non è la prossima parola qua. Eh? Marco! Non ho capito, Vita. Niente. Ma questo che sta dicendo che ti chiami il 991911, mandagli i soldi. Che dici, Paolo? Non ne parliamo qua. Ma non sto parlando, non è che sto parlando di chi stai. Ma loro sentono. Allora, fai sentire, non sto dicendo chissà che cosa. Lo devo bannare a questo qua, a questo Blood. Sì? Aspetta che lo balo. Oh,
Poi ti faccio diventare moderatore, Paolo, così quando è lo puoi bannare pure tu. Aspetta che sto aprendo il canale. No, troppi. Allora. Che odio quando fa così. Fa tutto da solo. Allora, intanto l'ho bannato per 5 minuti, se ritorna poi lo banno definitivamente. Mister Ripley. Ah no, mettiti uno di questi. Ce la faccio. No amore, mangiatelo tu, non lo voglio. Lo bagniamo, non ti preoccupare. Buono, buono. Paolo! Sì, sì. Ti ho fatto moderatore. Ora tu nella chat di Google puoi bannare anche tu. Sei il mio primo operatore ufficiale. Manco io. Nella chat di Google ci sono, a fianco al nome, a fianco alla chat, ci sono tre puntini. È la prima volta, se scassano la nicchia così, li banni per 5, li metti in time out. Al secondo avviso, li banni definitivamente. Yes and solo, welcome. Sono schifo, mi sta andando a vomitare. Ciao Diango! Ma perché ho sempre sonno a quest'ora? Mi calo un sonno! Vuoi un sushino? O vuoi un rigatino? Io questo. Picciotto, picciotto! Noi stiamo mangiando sushi! No, no. Non ha mangiato un cazzo. No. Amò, no, se no non impara più, per favore. Se aveva mangiato bene, anzi. Tanto a quello. Cosa? Tanto a che cosa?
No, è qua. Ma se non mi deve andare la sua ciotola, che deve capire. Già è tardi. Non hai mangiato, Trudy? Domani. Non puoi vincere tu, eh. La chiave inglese dice che sono meccanico. Allora. Basta, andiamo a vomitare. Un po' di zenzero per pulire il corpo. Riccardo, la maglietta è corta. In scort. Dice passare la maglietta nei pantaloni perché vede il pancino da là. Quindi anche se si vede la pancia, qual è il problema? Si vedono le tette, il culo. Pancia! A me come ci vai? Samantha, hai mangiato polenta Usain! Brava, buona! La polenta. Ti ricordo sempre che sono di Milano. Sai quante volte ho mangiato io polenta Usain? Samantha! Ora io le taglia, sei contenta? E poi ti dico un'altra cosa, Samantha, tu c'hai 20 anni, 23 quanti ne hai? 22. Io ho 41 anni, sai quanta polenta Usain ho mangiato io? Dalila, c'è Samantha che ti cerca, quindi sbrigati, che ti vuole parlare, in diretta, veloce, ci vediamo. Sushi! Mamma, io adoro. Che dice? Anzi, il sashimi è ancora meglio. Ah, il sashimi. Cipigna. Uè, testina. Samantha, mi rispondi? Lo capisco che non sono bella, magari per i tuoi gusti, però dico, mi rispondi, sei contenta che ora viene Dalia? Cazzo. Diago, vieni Dalila, minchia, mi dai una bella notizia. Io sono vegetariano. Ti ringrazio. Sono 41, non 40. 41. Ne dimostri di meno. Vabbè, 38. Io 38 ho iniziato a notarti. Come sono iniziato. Quanti ne ho detto? 38 te l'avevo detto io. Hai c'è che è contentissima. Hai visto? Così. Paolo, io sto godendo, credimi. Io sto morendo da mal di pancia invece. Tu sei vegetariano. Come cazzo fai a non mangiare pesce né carne? Questo che faccio la butta allora. E il pollo pure mi fa schifo. Niente a Trudy, eh? No, io non gli ho fatto, gli faccio assaggiare solo un pezzettino. Vedi? Quella col salmone. Tieni, amore, solo questo. Allora, quello che io preferisco è il tonno, crudo. Che schifo, Marco. Paolo sta dicendo, ma Dalia le piacciono le femmine? Paolo, dovresti chiedere a lei. No, comunque no. Che io sappia. No, poi prende, lei a dirlo. Prende gli sfiloncini. Poi sarà lei a dirvelo. Questo che devo fare, vuoi? Che io so, eh. Poi le salse, Marco, le abbiamo chieste. Gliele abbiamo ieri chieste, tu le salse, no. Guarda, già scritto Diango. Calma, se una cosa ti... A tre. Oh! Diango! Che è? Mi stai tradendo tutti i miei fan per Dalila? Ma che è sta cosa? Basta, vai più dirette, basta, finish! Ma comunque Diango, io so che prende gli spiloncini.
Offesa sono. Poi la sua intimità. Ma no, io levo le cose e tu vuoi mettere cose. Non hai mangiato? Mia. Domani. Domani mattina appena mi alzo li metto. No. A pranzo. A pranzo. Devi incominciare a mangiare gli orari giusti. Perché non puoi più fare quello che vuoi. A pranzo ho mangiato. E di pomeriggio ho fatto la cacca. Ah. Stasera non la fa. Quindi. E domani mattina non la fa così. Col panettiere non te lo so dire, però... Hai detto filoncino, giustamente dice il panettiere. Però c'ho fonti sicure che prende lo filoncino. Io faccio la focaccia in casa. Che dice Diago? La mia baguette è a disposizione. No, Bianco, basta! Abbiamo chiuso io e te, basta! Sono offesa! Il canale è mio, non è che è di Dalila! Pure la mia Rosetta, eh! Ma io non sono di nessuno, in poche parole. Prima tutti Martina. Ora tutti vogliono Dalila. Ora tutti Dalila. Mi fa piacere. Beh, pure tu, Paolo! Paolo! Ecco. Ah, che mangiatona! Io poi ora ho due soli spaghetti. E un trucco. Ma questo li puoi buttare. Io lo so per te. Non li vuoi? Mangiati. Cioè, tu ti sei mangiato solo il salmone e la scena. Ne ho mangiati quattro con... Dice? Bravo, diglielo, Diango! Ma... E tu sei di mia proprietà! Ma che vuol dire? Prima non vi fate, non vi facevate. Non vi faceva. Crea. Sei pronto? Pronto? Non vi cravate, no. Non vi crea. No, non vi propone. No. Ma che vuoi dire? Sei un pappinato! Non vi proponete! No, non vi proponete! Non lo so dire! Ah, mamma, fumati la sigaretta, perché bella figura! Non vi pone... Ecco! Prima non vi ponevate il problema se io ero fidanzato o meno e i complimenti arrivavano e anche esageratamente. Ora proprio sono sua! Prima ero di nessuno! Paola, che sei pure di tua sorella! Facciamoli conoscere! Mi sembra che è lesbica! Con Paolo, perché Paolo... Hai detto Samantha? No, a Paolo! No. Rifacciamo con noi, magari Marco, una volta che tromba sua sorella. Marco ci spacca. Ma che vuol dire? Io sì. Sono una relazione aperta! Sì, guarda il mio braccio! Oh! Guarda il mio braccio! Cioè, va bene Marti, pensaci poi... Descrivimi. Me lo scrivi e me lo dici. Single! Hai visto che è brutto non mangiare all'orario? Cosa stai cercando a mangiare? Sì, ti guarda. Vita mia. Hai fame, Trudy? Amo, cavoli suoi, devi imparare ora. Ti do uno di questi e basta. Perché lo devi riempire? Amo, mischina, dai, ha fame però, cavolo. Amo, non impara più, basta! Ma lo lasci crescere il cane. E basta, sta mandando il riso. Mi è piaciuto. Minchia, non mi immagino. Era buono, ora basta. Perché i canguri sono pinguini? Che cazzo c'entrano i pinguini con i canguri? Ah beh, tre palle, ma è vero, forse a tre palle ci sono i pinguini. Ci sono le mucche. È vero, magari ci sono pure i pinguini.
Ma l'acqua l'avete? Sono le mucche, l'acqua ce l'avranno. E il latte non manca, quello sicuramente, no? Beh, lei già lei è una latteria, c'ha una quarta. Dice. Dice. Diceva pure che era 40 kg, poi ha detto che è esagerato. Ah, appunto. Ma comunque... Quella è anche vera. Sono cresciute. Che cosa gli sono cresciute? Gli sono le tette a Samantha, forse. Mi sono pesata ieri e peso 58 kg. Ma non lo so, Vabbè, 1,70 già è più abbordabile. Vorrei proprio vedere questi 58 kg. 58 kg ero io qualche anno fa. E per la mia altezza ero bella, che parole. Vorrei proprio vedere... Stefani Cruz, hola, benvenuta, welcome. Scusa Samantha, ma la mandi la tua foto originale non truccata con Photoshop? Sono proprio curioso. Ora te la scrivo io la mail. Aspetta che ora te la scrivo. Perché è buia la luce? Non mi tocca. No, è curiosità, non è perversione, è diverso. Stai attento a bruciarti qua, Perché è caldo. Allora, un secondo solo che la... Marti, Marco vuole la foto di Samantha e ci prova. No, non ti preoccupare che non ci provo io. Qua la vogliamo vedere tutti, compreso Dalila. Discorsi d'asilo.
è carnivora secondo te? Ok, ti scrivo la mail. Samantha, mandala qua la foto, guarda, ti ho mandato la mail. Questa è la foto sua che ha messo, guarda. Perché no, vabbè. Fare un favore, solo un secondo, che se no mi si è asciuto qua. Tieni qua un secondo fermo qua con la mano che mi si gira. Cosa? Questo che si muove, fermo. Tienilo fermo. Okay. Vediamo se funziona. Te chiedo Marco. Stefani Cruz, sì. Grazie, te chiedo. Te amo. No. No. Te chiedo. Te chiedo. Voglio bene questo. Marco, tu esta sexy papi. Ah, no, questa è Stephanie. Non è Samantha. E Samantha è qui. Sì, ma che foto che dici che è lei? Ciao Chris, hola, benvenuto. Qua fra un po' parte la guerra, fra po'. Perché? Questo dice che... Questo dice che è chi? Questo dice che è chi?
Questo dice che sono sexy, te chiedo, vuol dire... Vediamo, kill. Già passato da un'altra parte. Orgia time! Tra poco? Come tra poco? Perché dice orgia time? Sì, fra poco faccio l'agenzia matrimoniale. Solitario. Oh, magari faccio soldi, faccio. Vedete se funziona, le batterie queste qua sono scariche. Ok. Ora funziona. Anche mi si stanno spezzando tutto, ma... Minchia, funziona! Sono stato non bravo, di più! Arriva Django, è in strada! Dategli il tempo di arrivare, eh! È lenta! A parte lenta, poverina, a piedi da casa sua sono quasi 4 km! Gliel'ho messo il gel! Okay. Vedi, ce l'ho messo! Ah, non ti preoccupare, fa un po' di ginnastica. La vuoi andare a prendere tu, la porti qui. Senza patente. Thank you.
Samantha, sta foto ce l'hai mandata sì o no? O sei scappata? Ma mo sei questa. Non ti avvicinare che è bollente, babbo. Non ti avvicinare che è bollente, ti sto dicendo. Ma Vinci non c'è stasera. Oh. Furbacchione, devo fare un'ora di autostrada, casomai la porta a casa mia. Giustamente, dopo che la prende, la porta qua. Ha ragione. Ehi, come Homer Simpson, uguale. Stefani, Samantha, bye bye, no photo mark. Brava Stefani! Ma chi? Quanti anni ha? Dalila! Stefani, mandaci tu la tua foto. Fino a quando Libero non arrivi ai 1000 iscritti, non arrivano. Dai, da 25 anni, dai. Tu ne hai 24, giusto? Sì. Dai, da 25, lei 24. Ma non ho più credere in me. Non lo trovo. Che cazzo è? Può essere. Paolo, può essere, anch'io ho quel dubbio. Che cosa? Che Samantha e Stefani siano la stessa cosa. Contatto. C'hai da ridirlo. Allora, Bianco, ah vabbè, lascio perdere allora. Ha 5 anni in meno di me. Ma guarda che l'uomo deve essere più grande della donna, eh. Quale sarebbe il 5? Questo, 5, c'è scritto 5. No, voglio dire la grandezza. Questo, guarda, non lo confondere con gli altri, questo. Scusa, fammi vedere la mia configurazione di luci.
Ah, perché poi sono tutte mischiate? Tu pensa se quella che è caduta? Caduta a terra, qua. No, è tutto grande questo. Scusa, c'è una cosa. Allora. Questo è un 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8. 1, 8. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. C'è quella la 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 0 mettiamo qua. La 0. Un attimo che sto facendo la divisione. Ma tu hai visto la foto invece di Samantha che ha messo? La 1. Perché si vede? Sì. Perché te l'ha mandata? No, qua. Ah. Questa. Ma non è lei. Non si ingrandisce. Dovrebbe essere i pollici. Io uso la 1 per lavare i pollici perché la mente da 0 è troppo grande per me. 3, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Non trovi il 5 di 1. Me ne manca solo 1. Quindi metto lo smalto. Capire se è un 9. Qua c'è un 5, non me lo dici. E ora l'ho trovata. Questi ti servono? No. Si è toccata. Samantha è un troll. Che vuol dire troll? Un troll.
Hai fatto quasi tutte le 5? Perché tutte sono finite. Tutte le mani, così tutte le mani, perché è l'unica idea piccola che ho. Non ce ne sono più 5, non hai trovato più? Molto no. Ma sei a piedi? Un 5. Ma i 4 sono uguali, non è che ne manca più. Sono leggermente più grandi, li dovrei avere prima di minare e prima di metterla. Il 5 invece è perfetto. È un 4. Sono tutte divise, eh? Come lo riconosco? Guarda. Dove c'è scritto Betty? Vedi? C'è scritto Betty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E tanto quando si chiude le polso, poi si. No, non si mischiano perché sono chiuse, non si possono mischiare. Dennis, come sai il nome di mia sorella? Qua c'è l'FBI di mezzo! Ti mangi, ce l'è scopata! So scaricare le batterie qua. Mangi, comunque, se viene, tuo papà glielo dai, è pronto, solo da caricare. Come venire? Potesse passare, roba del genere. Non lo te lo dice prima che passa. Siamo a casa, lo dice, chiama, mi scrive. Insomma. Comunque è pronto, no? Sì. Poi diglielo anche al telefono. Oh, comunque a Samantha abbiamo chiesto la fotografia, è sparita, oh. Si macchia. Che cosa devo pulire? Qua. Beh, pienotte è pienotta. Poi oh. No? Di tette? Non guardala, dico pienotte è pienotta. Vabbè, dico, può essere pure che il coso piccolo gli salgono tutte, Marco. Io per esempio un coso piccolo sembra l'ottava. Lo vorrei dire. Ma lei ha detto che c'era una quarta. Ma una, eppure se io dico la terza e magari poi mi guardano e mi ti mando cioè, la foto. Questa si vede che è pianotta. Ti posso dire pure che io l'ottava. Mando una foto. E poi tipo la prima.
O magari metto 30.000 in bottitura. Dennis Ryan. Dennis e Samantha è la stessa cosa, è la stessa persona. Sei sicuro? Chissà come non rispondono più nessuno alle due. Vabbè, basta guardare l'IP, se è lo stesso IP. Lo si vede subito. Sì, potrei anche vederlo. Che sto aprendo il programmino. Tu non ti preoccupare che noi ora controlliamo. Giusto per levarci... Amore, amore, mi piace il no, amore, mi ha fumato tantissimo. Ma c'è l'altro pacchetto. Adesso ho capito. Ti puoi arrabbiare. Non mi devi toccare le mani! Ma ti incazzi con me che non ho fatto il numero, io ho preso l'accendino. Non mi devi toccare le mani! Accendi! No, no, non puoi fare così, che se tu sei distratto. Ah, io? O tu prendi l'accendino e fai così? Oh, Trudy! Allora, capture, start.
Ryu, hola! Está bien, tu? Chi è Dalila? Che è scritto? Questo verso. Mi stanno chiedendo, siccome lui dice la stessa persona. Non lo so, adesso lo dico subito se è la stessa persona. Sì, con la piccola in ospedale ricoverete da 4 giorni. Sì. Forse l'appendice è il signora. Sono registrata. È online ora. No, ecco mia mamma. No, ricordo. È registrato. Karim, welcome. Spostati. Ma scusa, ma che fine ha fatto tua sorella, Dennis? Falla entrare. Martina quando ha le sue cose, già gli sono venute le sue cose. Già sono al secondo giorno. Dont'è Palermo, Sicily. Thank you.
Vabbè, chi è? Tanto prima o poi la verità esce fuori, Paolo! L'ho capito, lo stesso cognome! Non usciamo il cane? Ora lo esco. A casa, ma la lasciano da me. Paolo! Paolo, ascolta, porto fuori il cane. Hai il comando. Se c'è qualcuno da bannare, lo banni, eh. Ah, sarà un troll, sarà boh. Sarà un trans. Sarà un trans. Vieni qua. Dai. Uno. Dammi l'altra. Due. Dai, 10 minuti, il tempo del cane. Così almeno se c'è qualche cosa. Pla pla. Ci sei? Arriviamo subito.
Tommy! Cosa la pipì? La pipì l'ha fatta ora. Allora. E eccoci.
Quindi, parentesi, this morning show, pausina. Karim, Karim, qua non ho porn, non porn Karim, qua divertimento, only fun. Io questi li disinstallo e me li trovo sempre installati. Oh man. Ciao Mauro! Relax, relax, easy! Buon salve Mauro, buon salve! Allora Martina è qua, Vedi dove è Martina? Ma non ce n'è più? Faccio live, faccio gameplay, live, game live, come cazzo si dice game live. Se qualcuno ha bisogno di un aiuto per qualche gioco da platinare, se c'ha la fibra ottica sono disponibile. No, no, la stanno accompagnando, adesso l'accompagno suo papà. Mauro, che è successo? Perché è giornata di merda? Mauro, che ti è successo? Tu vai a cuccia, forza! Ma
Ma che dice questo qua? Ce l'ho il plus. Ora li guardo. Amore, è un frullato, eh. È un frullato a ghiacciolo. Buono, ti piace? Ora li guardo, perché... Ti piace? Sì. Perché oggi nelle news, nel telefonino, mi era uscito che c'erano i giochi nuovi. Ora li guardo. Non si preoccupa, si prende tutte le responsabilità al mio figlio. Da me, fare la vita regata. Non usare anziano. Sta a capletto. Se riuscirà dentro lei. Minchia, Lord of the Fallen è bello. Pensa che lo stavo comprando pure. Dopo me lo scarico. Ho provato a collegarmi con il mio account, ancora oggi è ancora bloccato. È una cosa che mi fa incazzare di brutto. La PlayStation One. Scusa, vai su eBay, o vai su subito, sai quante PlayStation 3 o 4 trovi? Ah, voglia! Minchia, le trovi a due soldi, ti vendi la tua! Ah, Xbox! Ah, scusa, nell'abbonamento non c'è realmente niente l'Xbox. Eh?
Ecco perché io dico sempre PlayStation tutta la vita. Ancora ti ha chiamato? Ma è uno scherzo da chi? Ma uno scherzo così? Persone, Marco, non ne conosco. Vabbè, ma non se ne accorge che sta ridendo il figlio, no? È uno scherzo che stanno facendo tutte e due insieme per Facebook. Ah, io mi sa che la madre. Quindi l'ha presa per il culo praticamente. E si è pure obbligato a usare l'abbonamento. No, che dici Paolo? Mica è così, la play ti dà. Giochi vecchi? No, non è così Paolo, che dici? Io ci acquisto un sacco sullo store. Allora, tu fai conto che sullo store, sul Play Store, ogni tot mesi, dipende che abbonamento fai. Allora, se tu fai il trimestrale, ti danno un gioco buono ogni tre mesi. Se fai l'annuale, invece te ne danno non so quanti. Ogni tot mettono un bel gioco, comunque, recente, te lo danno gratuito. E poi ti danno comunque giochi, per esempio questo qua, Fallen, che dell'anno scorso, però è bello. Ho comprato i giochi PS2 e 1 e ora non me li fa ricomprare. Allora, se tu hai comprato giochi, vai sullo store e te li trovi nello store, li puoi scaricare. Sulla PlayStation 4 non li puoi scaricare quelle della 2 e della 1. Ma poi la PlayStation 1 non c'ha l'online. Io sai quante volte li scarico, quelli che mi sono comprato. Ora per esempio non posso più farlo perché non c'ho più la 3. Infatti me li voglio vendere tutti quelli che c'ho. Ma sai quanti ne ho io della 3? E li ho fatti scaricare anche a un sacco d'amici. Minchia, io faccio tanto per non farmi bannare le cose. No, se li giocati, se li costati sulla 3 non te li fanno usare perché comunque non è compatibile. Molti giochi non sono compatibili.
Infatti io ti ho detto che ho un sacco di giochi della 3 e me li vorrei vendere, almeno tiro su qualche soldo. Ci ho speso un capitale io per la 3. Qualche partitina. Purtroppo sono due motori grafici diversi, l'Xbox è un motore grafico differente. E poi non so se cioè, c'è sempre stata questa guerra comunque. Fermo. Adesso stanno cadendo tutte. Ti ho messo l'Advant X, ora devi dare tempo che fa effetto. Beh, spostati. Oh, ha ricompilato i giochi e li dà gratis a chi ha il CD originale. Goodis Judge. Hai. Ah, vinci. Infatti mi sembrava strano che non c'eri, ma ieri sera era lì. E dov'eri alle 11:20? Oh! Martina era preoccupata. Da sua zia era. Però sta foto sta spopolando, eh. Sta foto su Instagram di Trudy da piccolino sta spopolando. Ti sta chiedendo se stai meglio. È un pochettino lì. Ai marziani, capito? Qua, in questa fotografia l'avevamo appena portato a casa, era piccolissimo. Stava in una mano, stava, adesso pesa quasi 10 kg. 10-12 kg. Le mie mutande, qua. Ma però pure tu. Vabbè, ma sono col jeans, è un jeans strappato.
Trudy. Ancora 15. 15 cosa? Bravo, Diango. Potete fare la lettura automatica dei messaggi. Non so neanche come si fa la lettura automatica. Poi se non me li leggo io. Ah, vabbè, ah, ho detto che Trudy era in mutande. Scamonks, scamonks, scamonks. Là, la televisione, babbo! Vieni qua. Guarda. Dov'è? Dov'è andato? Dov'è? Dov'è? Ma chi? Dov'è? Cercalo, dov'è? Ma chi? Dov'è? Cercalo, Trudy, cercalo! La, Trudy, guarda! Dov'è? Cercalo! Cercalo, Trudy! Dov'è? Dimmi dov'è! Fidati che se io inizio a ballare, arriviamo a 200. Siamo arrivati a 600 anche in una sera. Tipo con le mie aperture. Ieri sera, sai cosa mi è successo ieri sera? È andata via la corrente 2-3 volte di seguito e mi ha bruciato l'amplificatore del surround. Infatti adesso gli devo scrivere se mi pagano i danni. Però non lo so se, boh, se vengono coperte da sti cosi. Ieri proprio... Aspetta che provo a accenderlo. Un nervoso. Lo so, a saperlo. Fammi vedere, function. DVD e CD, Trudy, ti devi spostare. Trudy. Ma perché non ho bussato il bonus? Lo spieghi? Non lo so. Guarda, forse non mi legge nemmeno più i CD. Dalila sta arrivando. Sì, no, l'ho capito quello che dici tu.
Ma ci sono anche delle spine, queste qua antifulmini, anticose. Non mi serve niente, tranne una parola. Vediamo. Devo vedere se ora si sente. Il telecomando dov'è? Tutto dietro. Non c'è dietro. Dietro, proprio dietro. E non c'è. Io l'ho messo là. Ma perché lo lanci là dietro? Se lo trovi là non ti lamentare. Io devo vedere se ora funziona. Le più belle stabilizzano anche la corrente. Ieri non c'avevo l'uscita di in. Devo provare a vedere. Ah, quello è una cosa che mi fa venire nervosa a me ogni volta, non puoi capire. Non solo puliamo, pure vi lamentate. No, qua non è questione di lamentarsi che pulite, perché pulite va bene. È che non mettete mai le cose... Ah, pulite voi, così voi mettete le cose che volete voi. Oh, senti, hanno sempre da dire, oh. Ma vai a fanculo. Mica, ho toccato il cane, mi sta venendo l'allergia pure a me, ora. Aspetta che prendo una pastiglia prima che mi arriva la crisi. Mister Transformers, welcome. Minchia, quante pastiglie ti sei fatta, vita? Una oggi. No, sto giro stai andando più di me, sto giro. Ma la beta di Battlefield fino a quando rimane aperta, lo sapete? Un pasticcone. Cos'è quello? Un tetto sfuga. Purtroppo se ami gli animali e ci sei allergico, qualcosa devi fare. Ma io poi sono allergico a un sacco di cose, tra la polvere, polline, piante. Quindi dopodomani basta, non si gioca più dopodomani. Però vedi, potrebbero lasciarlo aperto fino a quando esce il gioco, sti bastardi. O comunque quando fanno le beta, la cosa più bella sarebbe fare un torneo dove chi vince, la squadra che vince ha in premio il gioco. Minchia, allora vedi la gente come butta a scaricare. Minchia, per tre. Che Susi cosa? Fa caldo. Non posso scendere nemmeno il condizionatore. Spento ora. Hai spento ora? Minchia, si sta schiattando. La pioggia che ha fatto ieri sta tirando tutto il caldo. Ma oggi c'è fresco. È certo che è una bella idea. No, non è una questione di troppo. Sai quanti scaricherebbero il gioco e poi gli rimane qua? E poi dice minchia me lo voglio comprare. Però intanto dai l'opportunità a gente che ha giocato e ha vinto una battaglia. Ha battuto tutti quanti, c'è un gioco in al gioco in premio. Tanto guarda che non ci perdono, guarda nel cuscino.
Non ci perdono assolutamente. Sì, ma le scarpe sul divano. No, è fuori le scarpe sono, fuori sono. Guarda, sono fuori. No. Però calmati, ficca di più, eh. Ascolta, se lo vuoi che io ti prendo sto piercing qua e te lo stacco. E poi te lo metto all'orecchino. Chi sei l'anello con la mamma? Io sono sexy, sì. No, tu sei frocio. Io sono sexy, sì. È maniaco, è porco. E c'è l'amore tuo, c'è l'amore tuo. Ma mo' giù deve stare dal divano che sta prendendo. Oh. Non ti vuoi. Ah. Ma spostalo per accanto al divano. Marco. Lui, vai là. Dai, vai là. Là. Mettiti giù. Ti ho detto giù. Ti ho detto giù. Così. Bravo. Mai più cocker in vita mia, un cane così testardo non l'ho mai avuto. Ah. Ah. Oh, ti ho detto di là, là, forza, giù, giù, ti ho detto giù, non ti ho detto avvicinati, ti ho detto giù, niente ancora, lì. Io devo vedere, quando è che mi ha scalato, dalla posta e poi lo vedo. Forse lo vedo dalla PostePay. Dalla PostePay. Accedi. Minchia ricco sogno. Che è sto fondo? Il 17 mi finisce il ban. Ma il 27. Tic tac, hola! Ma il 27. Minchia, il 17 mi finisce il ban, ora sto guardando. Perché era 31 giorni, a me mi si era appena rinnovato. Settimana. Mi si era appena rinnovato il plus. Minchia, mio ban fino alle 17. 31 giorni. Che è sto fondo? Abitato in un fondo. Tic tac, tic tac. Ma vai. Ma oh, fai festa con la pastiglia. C'è acqua sul tavolo? No. No. Ogni tanto posso dire di no? Ogni tanto posso. Va bene, dimmi. Eh? Dimmi no. Cos'è che dici? Mi fa malissimo le gambe, la febbre di nuovo. Cos'è che dici? Io sono la febbre. No, ma sei freddo. Ah. Prego, dottoressa.
dun 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 dun. È ora di un barbo. No, bella. Così digerisco. Alla salute. Due camere, un bagno e una cucina. Due camere. Due camere. Ovvio solo una camera, due camere. Quali sono queste due camere, Marco? Un bagno, una camera e una cucina. Dice che non può venire. Chi? Davide. Perché? Ma non vengo, non posso, mio fratello non gli porta la macchina. Davide non viene più! Non gli parte la macchina al fratello! Gli puoi dire. Gli puoi dire tac che suona. Marcus G, welcome. Io vado a prendere, io prendo la mia macchina. Anche se non può uscire. No, ora mi partono i peggio porchi. È la prima volta che vedo una porta all'entrata. Perché siamo pian terra, piano terra, siamo su piano strada. Se non parte non ha come venire, giustamente. Ma ogni volta che prendo la mia macchina, sai quanta benzina si suca? Io ho un 2000 di macchina. Abbiamo la Ferrari noi. Dei poveri. Viene chiamata la Ferrari dei poveri. Viene chiamata. No, no, qua c'è un problema di parcheggio. Se ora sposto la macchina, ora non trovo più parcheggio. E non ho voglia di girare 40 minuti poi per trovare un parcheggio. Andrei a prendere volentieri, ma non ho proprio voglia. Poi giusto giusto se sai che ho trovato parcheggio pure sotto casa. Sì, la Hyundai. Hyundai Coupé. Comunque ci manca la Y, ci manca. Hyundai con la Y. Ma non c'è manco la patente lei. Però so guidare, quindi ora la vado a prendere. Amore, che ci tocca il culo così? Che poi dopo si smanettano. Non tocca il culo, ma cioè, non si vede il culo. Si vede, si. Sì, Hyundai Coupé 2000. Ora la vado a prendere. Django, va bene. A me che cosa mi dai in cambio?
Ah, finisci? Keep calm and detach me. Sì, ormai si è imparato questa parola. Oh! Oh! Alemania. Palermo City, non Alemania. Italy, Marcus. Ma scusate, non mi basto solo io. Vici, mi hai tradito. Mi smanetto, non sto morendo dalla rete. Chi si tocca che lo banno? Chi si tocca? Vuol dire? Dice che chi si tocca che lo banno, gli ho dato i poteri. Grazie Paolo! Almeno fate più ridere. Ah, questo sì. E si smettono di più. Dagli a lei, dagli a lei, dagli a lei. È innamorato di Auri, dai, va. Ci mostrano il culo. Un po' di culo. Io calo. Ma ha finito ormai. Gli spazzini, operatori ecologici. Ma chi? Fa cosa fate della vita? Lei porta il bidone, io la scopa. Che, ma sei proprio un gentiluomo, eh? E prima lei faceva lo spazzacamino. Chi ha scritto? Mi fai male, coglione! È carina, non ci si può dire nulla. Tu pensa a Diango che io gli ho fatto... Quanti servizi fotografici gli ho fatto a Dario? Pochi. Tre? Sì. Io gli ho fatto 3 servizi fotografici a Dalila. Qui? Marco, se non sei qua, no porno, no sex, no... Ma anche solo il pannolino. Ma che vuol dire?
quindi tutti sono i servizi fotografici. Che lei dice è carina, non ci si può dire. Io faccio non è che è brutta. Tomas! Ciao Tomas! Bonsoir mon ami! Come ça va? Culo, fondo schiena. Grazie! Finalmente qualcuno! È Tomas. Culo caldo. Che caldo sicuro. Com'era la canzone? La pillola va giù con un coso di zucchero, com'era? Amore, io mi vorrei appoggiare, cazzo, e non è carico sto telefono. No. Cioè io devo stare così perché lei deve stare. Ti vai a mettere di qua che io mi metto di lì? Mi fai male, testa di minchia! Testa di cazzo! Dai, mettiti lì, no. O stacchi sto coso! Non so neanche se la conosce Mary Poppins lei. Cioè no. L'hai mai visto? Il cartone animato? No, no, il film di Mary Poppins. Il film, certo. L'hai visto? L'hai visto. Sì? No. Ah. Io devo lasciare sto cazzo in pantalone. Che la panza... Ah. Mamma mia, oh. Uff. Pillola va giù. Ah, pillola va giù. Esci! Cerca sul tubo cammina. Peschio! Spazza cammina. Te la vedi lei con lo spazza cammina, fa lo spazza cammina. Comunque. Tony Mark, pro e contro ai matrimoni gay, perché se no prendo l'ombrello per stare attento a scappare dai canguri, che per cronaca hanno le gambe. Tony, qua si potrebbe fare tanti discorsi. Lei è ballerina, io sono direttore artistico. Tony, io non sono, per esempio, io non sono omofobo, conosco un sacco di persone gay, ci lavoro anche, ci ho lavorato, però non sono d'accordo su tante cose. Però li hanno legalizzati, quindi. È giusto che vivano anche loro la loro vita. Come ti ripeto, Tony, sono liberi di sposarsi e fare quello che vogliono, chiesa o non chiesa. In chiesa non si sposeranno mai perché non gli daranno mai l'ok in chiesa. La chiesa è per uomo e donna e la procreazione. Quindi, io l'unica cosa che non sono d'accordo è sull'affidare bambini a coppie gay. Un bambino ha bisogno di crescere con una mamma e con un papà, non con due uomini o con due donne. Salute sal fils de pute, tu me prete ta fem stop. Vincent Lopez, welcome. Murad, qua non c'è puttane o roba del genere, quindi. Amore, io mi devo svegliare. Devo, c'è la corrente. Ma lei mette la corrente sul divano. Poi il resto
C'è Mastercard. C'è Mastercard, per tutto il resto c'è Mastercard. Mi stai dando mal di pancia. Siediti. No, mo, devo levare sto coso. Levalo, ti devo dire. Non lo sganciare. Ma ce l'ho caricato, lo mettilo là. Ah, mamma mia, oh. Quindi, comunque, siccome io domani mattina mi devo alzare alle 7, che ho da fare, stasera chiudo presto, mi guardo 2-3 puntate del mio telefilm preferito, e poi... Guarda il gelatino, fammi un po' piacere, sì. lo mangio. Quindi salutiamo. No, ora no, sto bevendo di gelatino. Ma io sono stanco. È tempo che mangio gelatino. È tempo che mangio il gelatino. No, Michael, ascolta, che ci sono famiglie che hanno figli e non se li meritano, quelli purtroppo non è colpa nostra, le affidano altre famiglie, ci sono gli assistenti sociali, c'è un sistema giudiziario e tutto quanto, purtroppo sbagliato o non sbagliato che sia il sistema giudiziario, ma un bambino deve crescere con un papà e una mamma, e te lo dico io che vengo da una famiglia di divorziati. Mio padre mi ha abbandonato quando io avevo un anno. Amore, non è per sganciare. E ti posso assicurare che mia madre ha avuto tante difficoltà. E ti posso assicurare che la mancanza di un padre si sente. E negli anni di crescita impari cosa significa avere un padre. Quindi... Ma se tu metti un bambino sano di testa, piccolo, una coppia gay, sia uomini o che siano di donne, l'80% di statistica, quindi parliamo di statistiche, anche quel bambino diventerà gay. Quindi. Ma poi tu metti che un bambino nel cuore della notte si alza perché ha bisogno, per esempio, del papà e lo trova che si sta facendo inculare dal suo uomo, ma dai. Che visioni c'ha? No. Cambiamo discorso, Michael. Ma vuole guarda. No, se non lo come sai a prendere. No, non mi vanno, cioè, mal di pace a stare così piegato. Certo, sì, un secondo. Ti l'ha detto quando ti ho gelato. Boh. Vabbè, cazzo, se mi trovano con due donne... Non mi lamentavo, cazzo. Magari buone. Però ci sono sticcati a pezzi. E la frutta, a te piace tutto a pezzi? No. E così ne volevo. Comunque.
Vai a cuccia. Vai a cuccia. Vai a cuccia. Non guardare lei, guarda me, vai là. Seduto. Bravo. Oh, come posso permettere sul telefono? Frappi. Posso mettere sul telefono? Io lo vedo io. Fra qualche minuto, Vinci. Perché la mattina mi devo alzare alle 7. Due. Lei dorme, ma io mi devo alzare alle 7. Quindi mi voglio vedere un paio di puntate del telefilm che sto seguendo. Sta che mi devo fare scrittoraia. Sopra a Infinity. Saluta di Dario, ha letto, ti saluta Django. Django 2101. Ok. Vinci, sono 3 ore che siamo collegati. Tu sei collegato tardi. Tu non c'eri. Saluta Django 2101. Te l'abbiamo salutato, Django. Comunque. Ragazzuoli, ci vediamo domani. Forse. Se siamo vivi, che non cade qualche asteroide e ci distrugge casa. Aspetta, mi tocco. Che non esplode un palazzo. Ci vediamo domani. Ragazzi, buonanotte a tutti. Volete? Ciao.